Sembrerebbe una notizia catastrofica, invece potrebbe dare adito a qualche speranza. È stato sequestrato l'inceneritore di Malagrotta. Per quale motivo? Oggi è stato, dopo le indagini del nucleo operativo dei carabinieri, la procura di Roma ha sequestrato l'inceneritore, l'incassimilatore, perché manca il certificato di prevenzione degli incendi. Sembra incredibile che un impianto come questo, che ha un deposito di ossigeno liquido accanto a un altro impianto, che è quello della raffineria di Roma, che è considerato ad alto livello di incidente, cioè incidente rilevante, non aveva un certificato di prevenzione degli incendi. Questa è una delle tante assurdità collegate agli impianti sia della discarica che dell'inceneritore di Roma, che diciamo, non ha dei processi autorizzativi né da parte della regione, né da parte della provincia, né da parte del comune e delle altre entità che sono soggette a rilasciare autorizzazioni, ed è stato fatto sostanzialmente alla buona, probabilmente perché ci sono dei poteri forti che possono permettersi di non avere necessità di autorizzazione. Presidente, le posso fare una domanda? Posso farle una domanda? Certo. Noi siamo l'Associazione Amici di Beppe Grillo di Roma, questo è il gruppo documentario e reportage. Le volevo chiedere, è servito un esposto dei carabinieri che ferma un mostro che brucia 7.000, dovrebbe bruciare 7.000 tonnellate al giorno per una motivazione assurda, manca l'impianto antincendio? No, la magistratura sta facendo un documentaggio, ha disposto questo sequestro da parte dell'indagine che faceva il Chiaramente tutta quanta questa cosa, come voi saprete benissimo, era oggetto di discussione pubblica, perché era pubblicato su interviste fatte in questi giorni dal Sole 24 Ore e da altri giornali rispetto al tema degli impianti. Noi abbiamo sempre detto, da questo punto di vista va bene, che ovviamente tutti quanti gli elementi, soprattutto legati al rispetto del decreto legislativo 334 del 99, devono essere attuati. Senta, allora le faccio un'ultimissima domanda, me la permette? No, perché devo uscire. Buongiorno, noi siamo l'Associazione Amici di Beppe Grillo di Roma, volevo farle un paio di domande. Finalmente è servito un esposto dei carabinieri per bloccare questo inceneritore, poi per una ragione un po' assurda, perché un mostro che brucia 7.000 tonnellate, dovrebbe bruciare 7.000 tonnellate al giorno, viene fermato perché non ha la licenza antincendio. Cosa ne pensa di questo? Penso che è giusto che l'abbiano fermato se non ci sono tutte quante gli impianti a regola secondo la normativa di legge. Penso anche che quando si parla di regola secondo la normativa di legge vada anche considerato il luogo dove è sorto questo inceneritore, che noi non volevamo lì, che già è un'area a rischio. Però scusi, mi sembra un po' come lavarsi le mani, perché in realtà tutto questo terreno dove sorge l'inceneritore, dove c'è la discarica, è di un proprietario unico, certo. Lo sappiamo, no? È di una persona unica che prende centinaia di milioni di euro l'anno per affittare questi terreni. Infatti i luoghi dove sorgono discariche, dove sorgono inceneritori, sarebbe meglio che fossero pubblici, perché ci sarebbe sicuramente un controllo più diretto della popolazione sulle questioni. Ma scusi, allora le faccio una domanda provocatoria. L'atto che voteremo oggi è in questo senso. Ma scusi, allora la strategia che è stata attuata in questo decennio ha portato l'AMA a un disastro economico di circa 750 milioni di euro di debiti. Un inceneritore che dovrebbe bruciare 7.000 tonnellate al giorno di rifiuti e quindi portare in aria tonnellate di polvere, di diossina, eccetera, eccetera. Utilizzare la strategia per migliorare questa raccolta differenziata, un potenziarla, trattare i rifiuti in maniera meccanica, in maniera biologica. Guarda, perché non è stato fatto negli ultimi 15 anni? Io credo che noi, rispetto alle grandi capitali europee, e mi riferisco al nord Europa naturalmente, noi siamo in forte ritardo, noi scontiamo un ritardo di almeno 20 anni rispetto alle politiche sociali. Quasi quanto ha governato Veltroni e Rutelli, insomma. No, questo no, mi scusi. Veltroni. Il discorso è questo. I piani per quanto riguarda la differenziata sono sempre stati, lo sa perfettamente che c'è una responsabilità sia dal punto di vista nazionale che dal punto di vista regionale, e una competenza anche dal punto di vista comunale. Gli unici che non hanno competenza su questa cosa è il municipio, che come vede comunque prende posizione, si
si affianca ai cittadini. Ma io parlavo della strategia politica del suo partito. Ma il mio partito è un partito che ha sempre lavorato perché ci fosse una tutela dell'ambiente, perché ci fosse sicuramente una differenziata. Ma come è possibile tutelare l'ambiente con l'inceneritore? Scusi, non riesco a capire. Bruciamo miliardi di euro per bruciare questi rifiuti, per pagare. Al punto in cui siamo, gli inceneritori, chiaramente costruiti con tecnologie, come esistono anche in tutto il resto d'Europa, con tecnologie ad alto tutela per quanto riguarda l'aria, con controlli dell'aria e dell'acqua, sono in questa fase appunto di un ritardo sulla differenziata, ahimè, utili. Quindi in medio termine, adesso però io la devo salutare perché devo andare in ultimissima domanda, qui stiamo parlando sia di un problema di salute, ma soprattutto un problema di costi. Perché questa strategia comporta un dispendio economico di miliardi di euro per bruciare i nostri rifiuti, quando in realtà questi rifiuti sono una ricchezza? Infatti, potrebbe produrre lavoro, potrebbe produrre. Però perché si produca energia materiale. È necessario che ci siano degli impianti, e gli impianti costano. Perché si ma produca perché lei vuole produrre energia bruciando rifiuti quando si può. Io sono d'accordo con lei, guardi, io sono per la differenziata come a Vienna, come a Stoccolma, quindi si sfonda una porta aperta. Purtroppo dobbiamo fare i conti, la politica deve fare i conti con un ritardo, dobbiamo affrontare un'emergenza, dopodiché è inevitabile che dobbiamo pianificare per recuperare questo gap. Ma non è che si nasconde dietro la parola emergenza tutto questo, quindi 15 anni di amministrazione di centrosinistra, 15 anni a Roma, la devo salutare. Va bene, grazie comunque, d'accordo. Non pensiamo che discariche e inceneritori possano essere l'unica risposta, perché poi che succede? Questi creano l'emergenza, creano queste situazioni e poi ti dicono molte becche l'inceneritore, perché se no sei te che vuoi l'emergenza rifiuti come a Napoli. A questo ricatto non ci stiamo, rispettiamo al mittente queste che sono solo provocazioni, ma la gente piano piano capirà. Per ora l'ha capito la magistratura, i carabinieri e i vigili del fuoco, spero che lo capisca anche la politica. Senti, la tua posizione è nobile, però in realtà il tuo partito nella scorsa legislatura ha approvato un piano regolatore che prevedeva la costruzione di un inceneritore, quindi insomma appoggiava in sostanza l'azione politica di una maggioranza che ha prodotto un disastro anche economico, perché l'AMA sta sotto 750 milioni di euro di debiti, l'inceneritore sta partendo, la discarica funziona a pieno regime. Sì, capisco la tua domanda, che è giustamente provocatoria, perché è vero, c'è una parte anche del mio partito, anche del centrosinistra, anche dei componenti della giunta regionale, che a mio avviso non hanno fatto quello che dovevano fino in fondo per combattere questa situazione. Noi come gruppo Amici di Beppe Grillo chiederemo al presidente del municipio di adoperarsi presso il sindaco di Roma per sequestrare l'intero impianto di gassificazione e l'impianto della discarica, per una serie di motivi tecnico-scientifici che abbiamo attraverso i nostri scienziati, i nostri tecnici, abbiamo indagato.